Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con il Nokia C5, abbiamo impostato la qualità massima quanto alla registrazione appunto video che adesso stiamo andando ad eseguire. Stiamo facendo una normale passeggiata, il contesto luminoso è discretamente favorevole, come potete apprezzare non è luce piena poiché appunto il panorama è nuvoloso, tuttavia si può campare bene lo stesso. Come potete vedere, poi sicuramente lo riuscirete ad apprezzare meglio voi, la qualità video comunque è più che rispettabile, considerando di avere un sensore da 5 megapixel. Non potrete pensare di avere magari un 720 progressivo a 30 fotogrammi al secondo come qualità appunto di registrazione video, tuttavia per video on the go senza particolari pretese di alta fedeltà, insomma, si può tranquillamente sopravvivere. L'unica pecca che riesco a riscontrare a questo telefono, pecca essenziale, è la scarsa luminosità del display, che insomma non è proprio estremamente visibile, soprattutto poi quando esce il sole. Vi rimando comunque per tutte le considerazioni alla recensione che andremo a pubblicare. Per il momento continuerà, diciamo, questa breve panoramica video. Vediamo adesso di fare un panna rapido. Come potete vedere, siamo in un contesto tranquillamente ripetibile anche da voi. Come al solito scegliamo qualcosa di non particolare, in questo momento siamo appunto per strada, abbiamo realizzato sia degli scatti di prova su soggetti ravvicinati che su soggetti distanti, stiamo realizzando appunto questa demo video un attimino per capire meglio come si comporta il telefono, così oltre a dare per esempio un giudizio sulla qualità telefonica piuttosto che per esempio sulla durata della batteria, riusciamo anche a esprimerci un attimino in maniera da permettere di capire soprattutto anche a voi la qualità della gestione del comparto multimediale. Continueremo a far durare la ripresa ancora qualche istante, così appunto da realizzare il solito video da circa 3 minuti che realizziamo per abitudine. Mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate anche voi attraverso i commenti, che come al solito sono sempre bene accetti, soprattutto quando poi ci date suggerimenti utili per migliorare le piccole prove che facciamo per voi. Detto questo, io vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e già che ci siete iscrivetevi anche al canale TV, così da rimanere sempre comodamente e perfettamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. La demo termina qui, spero vi sia stata utile. Il Nokia C5 quindi realizza video che sono guardabili dal display del telefonino senza assolutamente problemi. Per quanto riguarda poi la visione sul computer, dovete considerare comunque il telefono appartenente come a metà gamma Nokia. Io vi saluto, a presto, da Giuseppe Ragozzino.